A Mestre un tunisino cerca di rapinare l'autista di un autobus del comune. Lui chiama subito la polizia che arriva immediatamente. Alla vista della polizia, l'extracomunitario si toglie la maglietta e gli dice: "Battetevi con me o uccidetemi." Forse in preda a follia o alla droga o all'alcol. Ormai a quel punto completamente fuori di sé si avventa contro gli agenti colpendone uno al viso. Dopo la colluttazione viene bloccato, arrestata in flagranza di reato per tentata rapina, lesioni, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale. Arriva in questura e continua a sputare, a cercare di dare calci e lo fermano con lo spray urticante che avrebbero dovuto utilizzare prima. Secondo gli esami clinici è risultato positivo alla cocaina, cioè era drogato e anche ubriaco, con un tasso alcolemico molto alto, quindi drogato, ubriaco. Dagli accertamenti è emerso che il 35enne non ha rispettato l'ordine del questore di Venezia di lasciare l'Italia. Se il classico foglio di via. Il giudice convalida l'arresto, viene condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, 440 euro di multa e pena sospesa ed immediata scarcerazione. Però gli hanno dato il divieto di dimora nella regione Veneto. Quindi questo criminale, pregiudicato, drogato, alcolizzato, con precedenti penali e tutto, condannato, pena sospesa, liberato. Che rispetto può avere questa persona per l'Italia, per gli italiani, per il paese che lo ospita, tra virgolette, una persona che è libera di fare assolutamente quello che vuole. Non ha neanche messo piede in carcere, è andato in questura a sputare. Ma non c'era l'espulsione.